Eccoci qua. Siamo in diretta. Bentornati al nostro pub. Oggi abbiamo... Certo, come al solito, tra l'altro, come se ci fosse una qualche altra scelta. Benvenuti ai nostri ascoltatori e benvenuti ai nostri ospiti. Oggi abbiamo due ospiti con un nome solo, quindi vi chiamerò come se fosse un'entità astratta. Voi sarete il cibernetico, sarete un'unica entità. Esatto. Benvenuti, è un piacere avervi qui nel nostro pub. Come si usa da queste parti, introducetevi da soli. Siamo pigri, non abbiamo voglia. Presentatevi. Okay. Allora, io sono Alessandro Agrati. Diciamo che per me le informazioni, cioè l'analisi delle informazioni, delle fake, della veridicità, diciamo, è diventata un po' un hobby negli ultimi anni, da quando scrivo su questa rivista elettronica, su questo progetto, il cibernetico. Nella vita di tutti i giorni faccio tutt'altro, faccio impiegato assicurativo. E che dire, sono anche un appassionato di fotografia, tra le altre cose, e quindi diciamo l'argomento di questa diretta mi tocca un po' da vicino. Ecco. Una cosa. Ma si possono assicurare i pub virtuali? Stavo pensando... Sì, ci sono, diciamo, si stanno muovendo anche in questo ambito le assicurazioni. Adesso non ti so dire, perché io faccio l'amministrativo, diciamo, non mi occupo di vendita di polizze, però so che anche nell'ambito della sicurezza informatica, per esempio per le aziende, stanno iniziando a valutare per esempio i fattori di rischio, di perdita di dati, eccetera eccetera. Sentito Matteo, tra poco possiamo assicurare il nostro pub virtuale. Sia mai che va a fuoco virtualmente, che cazzo stai dicendo, Michele? Vabbè, per favore, lasciamo parlare i nostri prego. Sì, io invece mi chiamo Edoardo Ferri, sono anche appunto un autore della rivista Il Cibernetico, che lo troverete all'indirizzo cibernetico.it, che ci saranno delle grosse novità, tra l'altro, in futuro. Ale è molto umile, ma è forse uno dei primi autori che è il vero scrittore, perché poi ha pubblicato anche dei racconti, e quindi sì, lo dico sempre, però effettivamente quello che ha contraddistinto, e forse è stato anche un po' un fattore di successo, insomma, abbiamo avuto anche durante la pandemia un discreto successo soprattutto su LinkedIn, che abbiamo sempre cercato di unire diciamo la storia con l'attualità e la gestione delle informazioni. Quindi sulla rivista abbiamo trattato per esempio, casi, i famosi casi di spionaggio italiani, come per esempio, il caso di Ercolessi, che è un po' il Dreyfus italiano, cercando poi di attualizzarlo al contesto appunto cibernetico, quindi tutto quello che anche da un certo punto di vista, da dottrina NATO, ormai anche la politica ci ha un po' abituato al perimetro cibernetico, quindi è diventato gli effetti anche da dottrina NATO uno spazio con pari dignità di terra, cielo, mare e spazio. Spazio cosmico. Quindi c'è anche il concetto di perimetro cibernetico che va oltre i confini, insomma, sono dei confini diversi, perché non c'è più un confine delineato di paesi, ma appunto delineare quello che potrebbe essere un confine in uno spazio cibernetico è molto complesso. Ecco. E ecco, quindi da qui, insomma, la rivista poi ha avuto delle evoluzioni, dei nuovi ingressi, insomma, burocrazia permettendo, diventerà a tutti gli effetti una rivista tecnico-scientifica, con eventi, con edizioni cartacee, e quindi ecco, anche la collaborazione con realtà come la vostra per noi sono molto importanti, perché siete poi gli esperti per quanto riguarda poi la parte più storica e divulgativa sui social. Ecco, noi siamo un po' gli esperti, magari siamo più, vertiamo di più su tutto quello che è la scrittura, e quindi ecco la sfida di oggi. Io mi devo fermare, c'è stato un grandissimo equivoco, questa è solo una copertura, quello del pub, per coprire il nostro problema di alcolismo, la storia è soltanto la copertura per non farci sgamare, quindi alcolismo non, che però non, per non me... contate troppo su di noi. Alcolismo che però per me è una tisana per oggi, ma avete
gentilmente ammesso comunque alla vostra mensa, diciamo. Ribadisco che ti abbiamo ammesso, ma con ignominia, ricorda, con ignominia. Soffriamo sempre comunque, quando vediamo queste cose, ma vabbè, quantomeno uno su due partecipa al nostro alcolismo. Esatto. Beh, dopo questa presentazione direi che è il momento della nostra sigla, così che possiamo cominciare a brindare e cominciare a parlare un po' di più del nostro Salute. Ah, perfetto, ora possiamo iniziare. Eccoci. Per quelli che non lo sanno, per quelli che non lo sanno, perché sono delle brutte persone e non ci seguono assiduamente su tutti i nostri social, Facebook, Instagram, eccetera, noi abbiamo già collaborato con il Cibernetico, creando un articolo dove smontavamo alcuni famosissimi miti storiografici, bufale storiografiche. E visto che a quanto pare anche oggi parleremo di bufale, per un certo senso, io chiederei alla nostra regia di mandare un'immagine. Regia, mandare immagine. No, l'immagine è quella con le teste. Come farsi buttare giù dopo neanche 6 minuti? Va bene, prego. Ecco, questa qua è un'immagine famosissima che in genere su internet circola come teste di briganti tagliate nel 1861 dai nazi piemontesi. Questo secondo una certa narrazione neoborbonica. In realtà questa è una foto di teste mozzate, ma di cinesi, durante la rivolta dei boxer. Perché ve la faccio vedere? Perché se già c'è il problema di foto storiche usate per, diciamo, per illustrare altri avvenimenti spacciandole per documenti dell'epoca, con tutte queste cose che si sentono delle intelligenze artificiali che possono creare immagini perfette, illusionistiche, che possono trarre in inganno anche, diciamo, i migliori esperti, come potrebbero utilizzarli mai, per esempio, dico un nome a caso, i neoborbonici, queste tecnologie? E come possiamo... Però la tua fissazione, mi sei... Certo, è una fissazione, sono i miei nemici mortali. Quindi io chiedo, come possiamo noi provare a difenderci da quella che probabilmente sarà la sfida del 22esimo secolo? Forse già del 21esimo e mezzo. Ma allora, qui tocchiamo un tasto come che ci è come si dice. Da qui tocchiamo un tasto che in realtà, oltre che passione, è anche in parte il mio lavoro, ecco, perché sostanzialmente, vabbè, insomma, adesso non è bello autocitarsi, però vabbè, insomma, sostanzialmente io di professione mi occupo di informatica forense, quindi spesso vengo chiamato per cercare di autenticare o in un certo senso sostanzialmente distruggere quella che è la difesa di una controparte, perché magari vengono anche prodotte poi delle immagini false o artefatte. Questo ovviamente al giorno d'oggi, passando per varie ovviamente fasi della storia, quindi come poi vedremo i falsi storici che ci sono stati, come hai fatto vedere tu prima, Michele, passando appunto magari a tutta quella che è la storia poi della tecnologia dell'informatica. Tra l'altro, appunto, ci eravamo dimenticati prima di citare chi ci ospita, che è un museo che si trova a Pavia, che si chiama Control Alt Museum, dove è conservato un po' la storia dell'informatica, quindi è una realtà abbastanza particolare, interessante. Quindi appunto, se vedete qualche vecchia console, qualche computer, o sentite parlare una voce, in realtà è perché si unisce un po' il passato e il futuro. Quindi c'è tutto il museo, diciamo, cablato con la domotica di Alexa, vabbè, in questo caso, ma metteremo nell'info box tutti i rimandi a questo museo, esatto, quando verrà caricata la finta su YouTube. Quindi, come farebbe per arrivare al punto, anche, diciamo, come esercizio di creatività, che è quello poi che
la creatività è quella che contraddistingue sotto un certo punto di vista anche tutto quello che è il criminale, quindi chi cerca di, insomma, in un certo senso ingannare. Abbiamo anche visto ultimamente, balzato agli onori di cronaca, ChatGPT-3, ne avremmo sentito parlare un po' tutti, perché è quello che ha in realtà, almeno anche a me personalmente, ha stupito in apparenza, ma poi in realtà anche più che in apparenza, è stata tutto quello che riguarda la semantica, che in informatica è sempre stato un limite, è sempre stato difficile in un certo senso rendere indistinguibile un computer da un essere umano, quel famoso test di Turing, ecco, se vogliamo anche citare poi storici. E in questo senso, anche utilizzando la lingua italiana, che non è la sua lingua principale, la semantica è davvero è corretta. Come farebbe? Al giorno d'oggi, per esempio, si potrebbe creare anche un seguito fasullo, quindi in un certo senso avallare una tesi inventata, veramente una cosiddetta fake news, che può essere, da un certo punto di vista, in modo molto rapido, possono essere creati degli articoli, quindi dei contenuti di testo che avvallano una tesi fasulla, ma elaborando la semantica in modo diverso, quindi che sembra scritta da persone diverse, ma non solo, potremmo anche creare dei contenuti, per esempio si possono utilizzare dei sistemi automatici di creazione di post come Canva, per esempio, dandogli in input un elenco di testo e creando in automatico dei contenuti che possono essere i cosiddetti post, no? Come si comunica al giorno d'oggi, ecco, più che il libro, forse, o l'articolo sul quotidiano, adesso si comunica con un post, quindi si possono creare, per esempio, dei contenuti sintetici, ma che avvalano una determinata tesi, articoli di giornale, o ancora magari una cosa un po' più evoluta, creando, come un articolo che avevamo scritto sulla rivista, dei volti artificiali, quindi utilizzando delle fotografie con delle sembianze di un essere umano, ma che in realtà vengono difficilmente distinte da esseri umani, da volti reali. E per esempio c'è il sito This Person Does Not Exist, e appunto poi troverete, se cercate volti sintetici in cibernetico, trovate su Google l'articolo. O ancora, come avevamo visto prima, il servizio che si chiama Synthesia Artificial Intelligence, che in un certo senso crea dei video con delle persone dove gli si dà in input un testo, e quindi ecco qui, a questo punto, noi potremmo far creare dei testi che avvalano una fake news, e in questo servizio creare tante persone, tanti video, tanti finti youtuber che parlano e sembrano effettivamente, vi invito a provare, c'è una demo dove potete creare dei video di 30 secondi scrivendo un testo e scegliendo da alcuni personaggi, ovviamente con la versione a pagamento si possono creare molti più personaggi, creare uno sfondo con delle ambientazioni, con delle slide, e tutto questo, tutti questi contenuti possono in modo molto rapido essere creati e diffusi. E quindi, ecco, da un lato sarebbe bello, pensa Matteo, possiamo fare il deepfake di noi stessi, così non dobbiamo neanche far finta di registrare, mettiamo direttamente i nostri deepfake e magari lo siamo già adesso, chi potrebbe dirlo? Sì, magari siete in diretta da qualche altra parte nello stesso momento, magari non ci siamo in realtà, questi sono soltanto non i nostri avatar, i nostri segreti. Potremmo essere anche noi la stessa cosa, anche voi. Infatti io chiedo alla regia del buon Matteo di mandare, diciamo, l'immagine di un volto, che a proposito di quello che state dicendo, eccolo qua. Una persona che non esiste, eppure estremamente realistica. La figlia di Flavio Gioia. Potremmo provare a fare un'immagine di Flavio Gioia. Esatto, per chi non lo sapesse, quando troverete il link nell'info box qui sotto, andatevi a vedere perché Flavio Gioia ha bisogno di essere, diciamo, creato da un'intelligenza artificiale, la sua immagine. Però, per l'appunto, volti, ma anche posti, voi mi potete confermare che si possono creare anche qualunque pseudo antiche di luoghi, fatti, eccetera, giusto? Sì, beh, ovviamente l'intelligenza artificiale è un po' un andare per tentativi adesso, però alla lunga qualcosa si ottiene.
Cioè, per esempio, io ho provato a fare dei paesaggi, qualcosa di verosimile, perlomeno se non lo vai ad esaminare da vicino, si può spacciare, anche stampare e spacciare come la foto delle tue vacanze, si potrebbe fare. Ce l'abbiamo, eccola che arriva, sta arrivando adesso la regia, mette magia, ecco qua, guardate che bel posto, sembrano le Belle, guarda Highlands che belle scozzesi. nuvole. E Siamo stati in invece quel posto non Scozia, ci devono esiste, essere le giusto? Highlands, non lo so. Tu confermi che tu non sei mai stato in quel posto, che quel posto non Esattamente, esiste? non sono mai stato lì in quel posto, anche perché non Perfetto. esiste, quindi è un po' difficile. Esatto. Beh, però questo fa appunto pensare, come possiamo difenderci in futuro da gente che magari crea, ecco le foto ma della storia che non ci hanno mai voluto raccontare. Come facciamo a, diciamo, sbugiardare, a renderci conto che è un falso? Qualche suggerimento, Il qualche... senso critico prima di tutto, ma non il senso critico dei complottisti che dicono di non seguire il mainstream, ma semplicemente quando qualcuno dice qualcosa, mette una foto e dice qualcosa di enorme, o in bello o in brutto, insomma, dubitare, 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 andare a verificare, fare dei controlli. Adesso che c'è internet si può cercare tantissime informazioni, si può fare, è sempre quello. Sì, forse appunto la difficoltà è proprio quello di fare un po' tutta quell'attività che viene chiamata analisi delle fonti aperte, quindi l'open source intelligence, che Eh sì, sostanzialmente è esatto. l'intelligence delle fonti, che significa andare a verificare la fonte, quindi andare ad accertarsi di chi sta dicendo cosa e magari poi facendo anche dei collegamenti un po' oltre, ma ovviamente questo, insomma, senza sconfinare poi in fantasie inutili, ecco. Poi in realtà si possono anche la tecnica sicuramente ci viene in aiuto, ci viene in aiuto la scienza e la tecnica, perché per esempio nelle fotografie che abbiamo visto prima sui volti sintetici, ecco come abbiamo scritto anche nell'articolo, c'è un modo per sdoganarli, nel senso che per esempio l'altezza degli occhi sia l'altezza degli occhi che la distanza appunto fra i bordi è sempre la stessa, perché l'algoritmo utilizza sempre quei punti di riferimento per creare un volto sintetico. Questo è un'analisi semplice, oppure per esempio osservando i dettagli come alcune foto che si vede che hanno un orecchino, cioè è un po' sfumato l'orecchino e il lobo dell'orecchio. Queste ovvio che sono osservazioni sotto un certo punto di vista superficiali, perché poi potrà essere sicuramente perfezionato l'algoritmo e quindi anche ridurre queste tipologie di errori, ma insomma sostanzialmente, diciamo, la scienza e la tecnica va avanti, diciamo, nella creazione di contenuti fasulli, ma va avanti anche poi in tutto quello che è i metodi per scoprirla, quindi che vanno dai metadati, che vanno Esatto. da smontare circuiti per capire come funzionano. Ecco, e quindi forse anche grazie a tante persone appassionate, come appunto quelle che in realtà appunto, appunto come questa del museo, che continua a fare ricerca e mossi anche da una forte passione, oltre che da un ideale, ecco, si cerca di capire, comprendere, e quindi insomma è un po' una sfida che andrà avanti. Che cosa ci riserverà il futuro? Quindi dire se era più facile un tempo o più facile oggi, intendo se è più facile un tempo ingannare o più facile oggi ingannare, beh, insomma, questa è un po' la sfida e dovremmo stare noi attenti a vedere come evolve, perché se da un lato un tempo era molto più difficile propagare un'informazione falsa, perché doveva passare da diversi diciamo, livelli Adesso c'è una di censura, velocità adesso c'è una pazzesca. velocità pazzesca sia da un lato che dall'altro. Insomma, dobbiamo noi, ecco, sicuramente la consapevolezza, ecco, è un'altra difesa, la verifica della fonte e la consapevolezza, nel senso rimanere informati su come, ecco, si può creare un falso partendo da lì, magari anche tutto diventa un po' più, si impara ad andare un po' oltre, ecco. Forse questo. Poi, insomma. Diciamo che Per il momento. ancora una volta il modo migliore per riuscire a difendersi da queste trappole è studiare, stringendo molto. Purtroppo si bisogna perdere un po' di tempo dietro, è quello che magari uno non fa perché si affretta, si fa di fretta, si assorbono le informazioni così come sono senza andare a verificare, quello è l'errore. Diciamo che
visione un po' semplicistica che possiamo dare come prima misura di difesa è che se è troppo bello per essere vero o troppo brutto per essere vero, è la prima cosa, diciamo, che fa scattare il dubbio dovrebbe essere quello, sì, diciamo. Esatto, se è troppo bello o troppo brutto probabilmente no. Probabilmente non è vero. Esatto, pensiero critico. Quindi sempre le solite cose, quello che vale oggi per le fake news varrà anche in futuro per il deepfake sostanzialmente. No. Sì. Però prima tu mi hai detto che in passato magari era più facile o più difficile far passare delle informazioni false. E a questo punto domanda, che è quella che tutti quanti stavano aspettando dei nostri numerosissimi ospiti e follower del pub. Ma in passato si poteva fare una cosa del genere, cioè creare delle immagini finte spacciandole per vere? Purtroppo sì. Da quando esiste l'immagine, diciamo, verosimile, cioè quella fotografica, sono esistiti i tentativi di manomettere le fotografie per creare, diciamo, delle immagini false, oppure semplicemente fare delle foto vere ma costruite, cioè che ritraggono una cosa alla quale poi si aggiunge una didascalia sotto, ma la didascalia non è assolutamente attinente a quello che si vede in foto. Perfetto, regia, immagine, vai, la lanci nelle... Ecco, un attimo che la faccio un po' di zoom. Ecco, io sfiderei tutti i nostri seguaci, tutti i nostri membri del pub, sfido a dire che cos'è questa. Che cos'è? Vediamo se qualcuno si azzarda a rispondere. Sentiamo, aspettiamo più patrioti magari, sì. Sentiamo cosa ne pensano. Vediamo, aspettiamo un paio di minuti, vediamo se qualcuno rompe il ghiaccio o vuole azzardare. Che cos'è questa foto? Perché è una foto. È presa da un'azione famosa. Sì, è un'azione famosissima, un'azione di guerra. Guarda, ammetto che per quello che vedo io non è che si capisca poi tanto, eh? Cioè se io non sapessi niente, dovessi rispondere, probabilmente ti risponderei è un muretto a secco, perché quello, sì. Quello riesco a vedere io, te lo dico. Per questo ho lanciato la sfida, vediamo se qualcuno osa scrivere, diciamo, secondo me è, vediamo se c'è qualcuno. Vediamo. Se non c'è nessuno... E non è, te lo dico io che sono sicurissimo che nessuno sarà esporsi in questa maniera, perché io per primo non lo farei, ma vediamo. Esatto, quindi il sasso l'abbiamo lanciato, poi dai, sappiamo che non la raccoglierà nessuno. Un aiutino forse qua. Serve un aiutino. Diamo, secondo voi, ecco, lo chiedo al cibernetico, diamo una data o un luogo? Quale aiutino diamo? Diamo un luogo, dai. Luogo. Roma. Siamo a Roma. Ecco, io per esempio sarei partito con... Avrei detto tutto tranne che una città e tu mi parti con Roma. Perfetto. Non so, dobbiamo dare anche una data, sì. Ma anche così diventa difficile con tutte e due. Va bene, però secondo me qua cominciano a capirlo. Roma, sì, 1870. Vabbè, adesso ho capito già la data. Però... Cosa è successo a Roma nel 1870? Adesso vedo proprio gli ascolti che calano tutti la gente. Oddio, ma io non sapevo che interrogavano. Chiudi. Potevo bigiare questa cosa. Potevo bigiare, almeno se sta fuori. Vabbè, dai, svegliamo l'arcano. Questa è l'unica foto vera della breccia di Portapia. Però tutti quanti... E anche quella meno conosciuta. Esatto, tutti mi dovrebbero dire, ma come, ci sono altre fotografie che sono, sì, ci ben sono, più ci sono. Note. Infatti. O questa. Questa qua, sì. Questa è la più famosa di tutte. Solo che questa non è la breccia di Portapia. E qua, questa... suddenly shock. Come? Mi hanno distrutto tutto quello in cui credevano. In che senso questa non è la breccia di Portapia? Cioè, a questo punto ormai c'è distrutto il mito, spiega. Nemmeno alla breccia. Questa è stata fatta proprio a Portapia, che si vede dietro, intatta, il giorno dopo la battaglia, diciamo. L'ha scattata un fotografo romano, Gioacchino Altobelli, che il giorno dopo...
cioè, il giorno dopo gli eventi, si è recato sui luoghi della battaglia, ha fatto mettere in posa alcuni soldati per ricostruire, per creare una foto costruita, diciamo. Adesso immagino che vai in giro per Roma a beccare i bersaglieri mezzi ubriachi, ma ehi tu, scusa, esatto, più o meno è andata così. Probabilmente è andata così, magari gli dava qualcosa, gli offriva da bere per metterli in posa. Esattamente così. Prima lui ha chiesto al generale Cadorna di, appunto, mettere a disposizione qualche soldato, e lui lo ha pagato in fiaschi di vino, sostanzialmente. Ovviamente e da questo i nostri followers lo sanno, perché se ci seguono fedelmente, questa cosa della foto di Portapia l'abbiamo già svelata. Vabbè, però manco a dire che questo non sia. Allora, cosa stanno a fare qui? Basta, andate via, abbiamo già detto tutto. No, non è vero. No, è soltanto questa la foto di cui abbiamo già svelato in retroscena. Il resto sono tutte news. Sì, tra l'altro di questa foto c'è un'altra versione fatta proprio alla breccia di Portapia, ma non è altrettanto esteticamente, non è altrettanto evocativa. Si può mettere la porta. Quella è la breccia, il giorno dopo gli eventi, però. Questa si vede proprio comunque che è super costruita, cioè credo che i soldati più statici di così non sia possibile metterli. Anche perché il discorso è che lui non aveva molta scelta, perché altrimenti avrebbe fatto, se avesse voluto fare una foto d'azione come quella che abbiamo visto prima, l'unica vera foto scattata da Tommaso Cucconi il giorno dell'evento proprio, durante la battaglia, quindi anche a suo rischio l'ha fatta, però i limiti tecnici dell'epoca non consentivano di ottenere delle foto ferme di soggetti in movimento. Per fare una foto alla luce del sole ci volevano alcuni secondi, anche se pochi non erano sufficienti per fare un fermo immagine, diciamo, e rappresentare una persona umana che si stava muovendo ferma, ma purtroppo venivano come fantasmi. Infatti in quella foto i soldati sono evanescenti. Esatto. Potrebbe spiegare, confermami se sto dicendo una fesseria oppure no, spiegherebbe perché nel periodo tra fine 800 e primo 900 ci sono tante foto che poi su internet finiscono: guardate, un fantasma fotografato. Non era un fantasma, era una persona che si è mossa, sostanzialmente. È vero, c'erano anche queste cose, c'erano anche queste burle. Per chi non conosceva come funzionava il mezzo fotografico, si poteva facilmente spacciare magari immagini di persone in movimento come evanescenti, quindi... Guarda, in realtà anche adesso su internet continuano a girare, quindi sì, adesso è ampiamente documentata la cosa, magari nell'Ottocento non c'era tutta questa letteratura disponibile, tranne agli appassionati, però diciamo che c'erano anche queste burle. D'altra parte c'era invece molte delle fotografie serie, diciamo, dell'Ottocento, si concentravano sui soggetti statici. Per esempio in epoca vittoriana, che lì in epoca vittoriana avevano tanti tabù, ma questo non era un tabù, era uso farsi le foto con i parenti appena morti, nel letto. Bello, belli sistemati, messi come si esatto, morti, bella foto di ricordo che è morto. Una cosa agghiacciantissima, abbastanza, adesso come adesso sarebbe agghiacciante la foto con i bambini morti agghindati tipo bambola di porcellana, messi fa la foto di famiglia col bambino, peccato che il bambino sia morto. Vedi perché proprio in quel periodo che è nata la psicanalisi. sono tutti i traumi di quelle foto. Beh, insomma, c'è da dire che, lì adesso, ritornando alla foto di Altobelli, secondo me lui, la sua intenzione era quella di ottenere un soggetto esteticamente valido. I fotografi basavano molto della loro estetica anche su quella che era la pittura di allora, e quindi dovevano ottenere un soggetto credibile, cioè credibile per la loro epoca. E quindi da qui viene il fatto di costruire le foto in questo modo, per rappresentare un evento. Questa è una rappresentazione, non è un falso vero e proprio. Cioè lui voleva solo rappresentare l'evento. Poi che sia... Però qui non c'è scritto nella didascalia. Esatto, se noi esatto. Facciamo lo zoom. Il problema è la didascalia. C'è scritto assalto, non c'è scritto ricostruzione. Esatto. E questo è il problema. Quindi sta consapevolmente mentendo.
questo sta specificando il soggetto. Anche tu, quando stai lì a dire, fai la foto a un paesaggio, non è che scrivi ricostruzione di quello che vedo quando guardo. No, però qui c'è scritto, qua è questa posizione è indifendibile perché c'è scritto assalto alle barricate il 20 settembre e già sappiamo che è falso, questo è del giorno dopo, esatto. Quindi sta mentendo. Cibernetico, ma non è falso, è falso la didascalia. Alto bene, io ci ho provato, non ha funzionato. Io ci ho provato, ho fatto l'avvocato d'ufficio. È il significato che viene attribuito alla foto che è falso. Non è falsa la foto in sé, ma è il significato che gli viene attribuito. Adesso noi potremmo giustificare Altobelli e gli altri fotografi dell'epoca col fatto che non era proprio possibile ottenere un'immagine dell'evento in quell'epoca. Però c'è da dire che questo tipo di foto costruite, a cui viene aggiunta poi una didascalia falsa, hanno anche in epoche più recenti, dove diciamo la tecnica aveva superato quel limite, hanno continuato a esserci. Ad ogni modo sarebbe interessante magari fare un excursus su quella che era la tecnica di allora, dell'epoca del 1870, per capire un po' come mai non era possibile ottenere tecnicamente delle foto ferme di soggetti, quindi questo limitava molto l'azione del fotografo di allora e lo costringeva a costruire i soggetti spesso. Beh, anche perché voglio dire, comunque, a prescindere da tutto, diciamo che già nei tempi, insomma, un po' più recenti e attuali, fare il fotografo in zone di guerra non è proprio il lavoro più semplice. All'epoca in cui dovevi restare perfettamente immobile, penso che fosse una all'epoca scelta. Non c'erano nemmeno le assicurazioni, penso, quindi sui reporter di guerra, quindi insomma non era certo un mestiere facile. Nonostante questo, penso che questo sia anche dovuto al fatto che noi comunque, dico noi, ma in generale anche qualche generazione prima della nostra, abbiamo nella testa tutte le foto, quelle che troviamo poi nei libri sia di storia sia di scuola che non, sulle guerre, che non so, sto pensando alle foto della Spagna franchista e tutto quel periodo, poi da lì in poi, che sono piene di foto credo che non ci, che questa sia proprio la didascalia della guerra, questa foto. Visto che hai citato la guerra in Spagna, la guerra civile del Novecento, parliamo di questa foto. Mi si dice, è un falso, mi si dice. Bah, è dibattuta la questione. In che senso è dibattuta? Cioè, è un falso o non è un falso? Questa foto di Robert Capa, secondo l'autore, venne scattata durante una battaglia, ma comunque uno scontro a fuoco tra alcuni miliziani della Repubblica e alcuni franchisti con una mitragliatrice praticamente. E i miliziani cercavano di prendere il nido di mitragliatrice. Allora, Robert Capa però è un personaggio che, diciamo che il fegato non gli mancava. Nel corso della sua vita lui si è trovato sempre in situazioni di guerra a fare da reporter, e questa della guerra di Spagna non fu nemmeno quella più pericolosa, per intenderci, perché lui si trovò sui barconi durante lo sbarco del D-Day, in pieno sotto il fuoco nemico, esposto totalmente come gli altri soldati, armato solo di macchina fotografica. E poi, insomma, fece da reporter in tante altre guerre, si paracadutò in Sicilia con gli alleati, alla fine trovò la morte su una mina durante la guerra in Indocina negli anni 50. Quindi diciamo che non gli mancava il fegato per girare e rischiare di proprio, diciamo. E lui disse che questa foto la scattò puntando a caso la macchina fotografica, quindi lui si trovò in una trincea, praticamente si tirò fuori le mani con la macchina fotografica e scattò a caso, insomma, senza mettere a fuoco, inquadrare, e venne fuori questa foto. Beh, insomma, per essere una cosa senza messa a fuoco è abbastanza nitida, Esattamente. Considerato anche il periodo, che voglio dire, non è che c'era l'autofocus che tu dici, l'ha agganciato l'obiettivo. No. Allora,
si usavano delle macchine simili a questa, non so se la vedete. Sì, sì. Questa è una macchina a 35 mm, non è proprio una Leica, ma è studiata e costruita nello stesso modo, è simile alla Leica che usava lui durante la guerra di Spagna. Queste erano le pellicole, queste si usavano fino agli anni 90, le pellicole 35 mm, magari avete avuto modo di usarle anche voi, io ai tempi le usavo. Praticamente si avevano 36 scatti massimo, quindi c'era un po' di possibilità. Allora sì, è vero che non poteva mettere a fuoco, però altri fotografi dell'epoca, anche successivi, avevano una tecnica che permetteva loro di stimare la distanza e spesso riuscivano ad azzeccare i soggetti a fuoco anche quando non potevano inquadrarli e mettere a fuoco manualmente, ecco. Quindi c'erano le possibilità, però qui ci vuole veramente il colpo di fortuna. Io, conoscendo, diciamo, K per cultura mia, dico, è possibile, non è detto che sia vera, ma è possibile. Do il beneficio del dubbio, ecco, diciamo. Tra l'altro, non ci esponiamo. No, tra l'altro il negativo di questa foto mi sa che non esiste più, quindi non è possibile andare a fare delle verifiche. Ognuno si dovrà tenere la propria opinione, mi sa. E quindi vabbè, questa la prendiamo per buona, diciamo. Potrebbe essere una foto costruita, anche se fosse così, però chiaramente nulla toglie al fatto che per noi questa è la foto della guerra di Spagna, nella nostra visione è un'icona questa foto. Credo che non esista foto più didascalica, cioè sì, che è su tutti, praticamente qualsiasi testo che tratti della guerra di Spagna, sì, ha questa foto. Michele, vogliamo far vedere qualche altro esempio? Sì, perché finora abbiamo visto ricostruzioni. Diciamo che questo è un caso dubbio, come hai detto tu. Però sono ricostruzioni. Parliamo invece di Photoshop serio, cioè di modifiche a delle foto. Vado a buscare quella che mi interessa. Vediamo dove stava. Oh, ecco qua. Che mi dici di questa? Ah, questa magari vuole dire qualcosa, Edo. Introduco io, dai. Allora, questa qui è una bella visita di pompa magna di Stalin al canale appena costruito, in fase di costruzione, tra Mosca e il Volga. Quindi un'opera di quelle colossali del periodo staliniano. Beh, non andiamo a vedere come fu costruita perché sennò c'è da rabbrividire. Possiamo vedere l'entourage di Stalin. Che appunto lascio la pronuncia del capo dell'NKVD ad Ale, sì, che è così. Nikolai Yeshov, che è quello basso di statura, quello che somiglia un po' a un ragazzino, innocuo, sembra quasi innocuo. Ecco, diciamo che come introduttuale, in certi casi quando si hanno troppe informazioni diventa molto rischioso, e questo era stato proprio il caso dell'alto funzionario dell'NKVD, era sostanzialmente a capo di quelli che erano la sicurezza nazionale o diciamo i servizi segreti sovietici, quelli che poi noi tutti abbiamo conosciuto come KGB, poi oggi FSB. E durante l'inizio degli anni del Novecento, quindi intorno agli anni 30, attuale, in pieno periodo delle purghe di Stalin, questo funzionario ebbe acquisì troppo potere, e quindi fu per questo che insomma sparì letteralmente, Sì, esatto. Perché purtroppo appunto nella sicurezza delle informazioni forse bisognerebbe anche mettere quando uno ne ha troppe, insomma poi vanno conservate e trattate in un certo modo, esatto. E quindi appunto sparì letteralmente dalla foto, come adesso ci illustrerà Ale, ecco, con quale Yeshov, tecnica allora Yeshov praticamente è uno dei massimi responsabili delle purghe staliniane. Fu una persona veramente, insomma, poco raccomandabile, come chi lo precedette, ma come chi lo seguì anche.
solo che l'unico, oltre a far finire male tante persone, alla fine finì male anche lui e venne fatto sparire proprio, non si sa nemmeno quando venne ammazzato, forse nel 1940. Ne seguì la damnatio memoria, cioè praticamente lui scomparve da qualunque testo, da qualunque cosa, documento ufficiale, un po' come in 1984 di Orwell, il protagonista modificava i giornali del giorno prima praticamente, e qui venne fatto sparire perché era vicinissimo a Stalin, cioè sembrava un po' inquinarne la persona. Perché in fondo Stalin era così buono, cioè così... Esatto. Di infatti pane, con questa azione Stalin magari sembrava fare anche giustizia di quelli che erano ammazzati da Yeshov, un po' sullo stile di Cesare Borgia con Remiro dell'Orco, non so se avete presente, nel Principe di Machiavelli c'è questa citazione, no? Che Cesare Borgia aveva un suo logotenente che era talmente crudele, però gli servì per distruggere il banditismo in Romagna. Stalin fece un po' la stessa cosa, diciamo, solo che lui continuò poi a far sparire persone anche lui. Vabbè, quelli sono dettagli. Io più che altro volevo capire, ma cosa hanno fatto? Cioè, tolto la figura, ma poi l'hanno tipo ridisegnata. Queste operazioni... Sì, queste operazioni si potevano fare in tanti modi. Ce n'erano alcuni, veramente erano brutali e semplici, tipo con le forbici, chiaramente. Per esempio nei fotomontaggi dove si andava ad attaccare la testa di una persona sul corpo di un'altra spesso si faceva con colle e forbici, bastava trovare due foto con le stesse proporzioni, ne andava ad incollare su una la testa, poi bisognava però stampare un nuovo negativo e una volta stampato un nuovo negativo, magari schermando delle parti dell'immagine sul negativo originale, diciamo, che della foto quella di base da cui si partiva, che facevano vedere un po' di aberrazioni che sembravano troppo evidenti. Qui per esempio l'acqua si vede che è cambiata rispetto alla foto originale. Sì. Quindi secondo me poi qui hanno usato delle tecniche praticamente. Qui hanno usato delle tecniche più probabilmente più evolute. Ci sono per esempio la tecnica delle doppie esposizioni, cioè probabilmente qui potrebbero aver fatto un'ulteriore foto del canale senza nessuno, sovrapposto i due negativi, mascherando la parte di immagine che si voleva eliminare, in modo che il negativo successivo, quello diciamo col solo il canale, andava a coprire la persona che si voleva togliere, che veniva rimossa, diciamo, mascherata. Ma in realtà i metodi erano tantissimi, ci vorrebbero ore per citarli tutti. Per esempio, non so se volete magari mostrare la foto di Toulouse-Lautrec, del pittore francese dell'Ottocento. Questa è una foto abbastanza famosa. Ecco, questa è una classica foto per scopi assolutamente artistici, senza voler fare nessun tipo di sparizione politica, che un amico del pittore gli fece e lo ritrasse il pittore nell'atto di ritrarre se stesso. Da una parte si vede lui col cavalletto e dall'altra lui che sta posando. Questo praticamente sono due foto sullo stesso negativo. Si otteneva in modo abbastanza semplice, cioè mascherando una parte dell'obiettivo in modo che esponesse soltanto una parte della lastra, perché si usavano ancora le lastre in quell'epoca, non c'era la pellicola. E poi successivamente si rimuoveva il mascheratore e si metteva dall'altra parte dell'obiettivo in modo che venisse esposta sull'altra parte della lastra. Nel frattempo il soggetto ovviamente si doveva spostare. Era una scena comunque, oltre che fotomontata, anche costruita e pensata prima, però dal punto di vista artistico nulla toglie, considerato anche il fatto che non è un fotografo famoso quella che la fece, ma l'equivalente di un moderno fotoamatore, Quindi anche uno che non era del mestiere poteva fare questo tipo di cose. È uno che era del mestiere, che lavorava anche con i negativi, con le stampa, perché il fotoamatore magari si occupava solo di scattarle le immagini, ma uno che lavorava anche con lo sviluppo, oddio, poi all'epoca magari non era così, però chi lavorava bene con i negativi poi dopo riusciva a combinare varie cose, fino agli anni 90 ci furono degli artisti del fotomontaggio artistico, diciamo, non ad altro scopo, che ottenevano, le cui immagini ancora oggi girano sulla rete, ecco.
Beh, insomma, però già dal 1860 voi mi insegnate che si potevano fare questi Photoshop di cambiare la testa a un corpo. Quello era banalissimo. C'è un caso molto famoso che io conosco. Sì. Sì, sì, ne fu vittima Maria Sofia di Borbone. Esatto, che per chi non lo sa è stata l'ultima regina di Napoli, la moglie di Francesco II, che si trovò, diciamo, in uno scandalo imbarazzante, diciamo. Prego, a voi la parola, raccontateci di questo scandalo e come è stato possibile. Allora, purtroppo non siamo riusciti a trovare una bella foto che rappresentasse il fotomontaggio, però diciamo che si ritrovò la sua testa sul corpo di una prostituta, ovviamente nuda. quindi era puro dileggio a fini politici, stiamo dicendo, no? Perché volevano sostanzialmente rovinarle la reputazione, no? Sì, perché diciamo che lei, bisogna riconoscere che fu una regina molto agguerrita, seppur dalla parte della causa della reazione, però agguerrita, e fu anche alla sua epoca una donna molto passionale, con molta verve, ecco. E quindi lì, in parte anche per questo, che all'epoca era una donna che parlava molto, non era granché, diciamo, ben vista, ma anche per motivi politici, perché poi dopo c'era, diciamo che il nascente Regno d'Italia voleva un po' cancellare la reputazione che si era fatta durante l'assedio di Gaeta con questa immagine poco, diciamo, che la rovinava un po' nel suo futuro. Anche se in realtà a me risulta che furono dei fotografi romani all'epoca, stato pontificio, a fare questa cosa. Fu una coppia di fotografi romani, ma anche lì la questione in realtà non... Scusate, c'è un Alex che parla in sottofondo. Allora, diciamo che la storia su come è nato questo fotomontaggio ce n'è più di una in rete, quindi non sono riuscito a trovare una fonte attendibile. Si parla di dei coniugi romani, ma probabilmente sono stati dei prestanome, o forse sono solo quelli che hanno diffuso l'immagine. Adesso i nomi, scusate, non me li ricordo, mi pare Colonna. C'è stato un lavoro d'equipe, no? Probabilmente dietro. C'è stato una banda più grande dietro, un volere più grande. I poteri forti, Michele, i poteri forti! Non scomodiamo i poteri forti, per carità. Sicuramente però loro probabilmente sembrerebbero essere dei pesci piccoli. Cioè, anche perché la descrizione poi che ho trovato della foto è un po' diversa rispetto a quella... La foto, quella che si può trovare anche online in maniera molto facile, è diciamo, questo corpo di donna nudo con sopra la faccia di Maria Sofia attaccata sopra. Per noi abituati a dei Photoshop molto più raffinati, si vede subito che è un fotomontaggio, però sì, all'epoca molto primitivo. Era molto difficile dire, però tu mi dici che non è questa la posizione, non è così la fotografia. Ma secondo il racconto dell'interrogatorio che ho letto, però stiamo parlando di fonti che non so se quanto siano attendibili, si parla di un'immagine della regina, ovviamente si dice della regina, nuda su un divano, in atti scabrosi, guardando le immagini del Papa. Cioè, si parla di questo in questo meno modo. Male che non l'avete trovata, sono abbastanza sicuro che se la mettevamo online ci chiudevano tutto. Esatto. Quindi meno male com'è andata, meglio che non l'avete trovata. Sarebbe bloccata la crescita, probabilmente, se avessi visto una foto del genere. Sono contentissimo. Deve essere molto. Però adesso faccio voto di cercarla negli archivi fotografici. Se la trovo, se la trovi, ve la giro sotto il banco. Sì, va bene. Se la trovo, appunto. Io spero che sia una... E questo comunque fu un fotomontaggio di quelli brutali con forbice e colla. Cioè, trovare due foto della stessa proporzione, la testa, il corpo, e unirli assieme. E poi ovviamente in uno studio di stampa stampare il nuovo negativo che si è ottenuto in questo modo, cioè ottenere un nuovo negativo dalla stampa e poi ristampare così. Michele, io sono rimasto scioccato da questa descrizione della foto di Maria Sofia. Sono
A parte che, vabbè, mi dispiace per lei, che sicuramente non deve aver apprezzato particolarmente questo tiro. Non credo, diciamo. Forse anche il Papa si è un po' risentito, però... O forse no, non lo so, magari era contento, non lo so. Bisognerebbe chiederlo. No, 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 era più nono il Papa all'epoca. Michele, quando vai a cercare le foto, cerca anche le reazioni. Beh, i complotti poi a quell'epoca forse erano effettivamente di Machiavelli. Il principe ci ha insegnato forse che effettivamente i complotti non erano proprio così... Beh, sono sempre state robe di poche persone i complotti alla fine. Sì, no, vabbè, ma io adesso me lo sto immaginando, no? Che ci sia... Mi immagino Michele che cerca la foto e dopodiché cerca lì, è lì che si appunta. Allora, il Papa l'ha presa e insomma, loro l'hanno presa così, l'hanno presa... Voglio un dossier con la fotografia e come sì, tutto... Sì, c'erano chi guardava vari quadri, tra cui quello del Papa, quello del capo della Guardia Francese, che c'era, poi non mi ricordo che altro. Insomma, cioè, varie personalità eminenti della reazione, sostanzialmente. Quindi è chiaro l'intento politico lì di attaccare questi personaggi. A quanto pare gli scandali sessuali non sono una roba di adesso, già all'epoca. Sono a metà tra lo schifato, perché comunque la situazione mi ha un po' lasciato ancora quel retrogusto di morte dentro, e anche un po' curioso di sapere chi è che ha pensato una cosa e ha detto: sai cosa dovremmo fare adesso? Uno scandalo sessuale! E comunque è molto attuale, in realtà. È molto attuale, perché poi adesso insomma hanno anche sulla cronaca si racconta tutto quello che è tutta la tematica del revenge porn, quindi effettivamente anche i deepfake a sfondo diventano sì. Molto insomma, soprattutto forse ne sono vittima, ecco, anche qui basta una piccola ricerca su internet, magari i volti noti, ecco, come fosse un tempo erano i reali e il clero, al giorno d'oggi magari è un attore che viene, diciamo, gli viene sostituito il volto e poi si procede con una diffusione del video per screditarlo, oppure forse qui c'è più un intento di tipo di lucro, perché a questo punto se io creo lo posso ricattare e nello stesso tempo poi si può anche diffondere il video sui principali portali e con la pubblicità, insomma, averne anche un lucro. E beh, diventa molto complesso poi anche eliminare le tracce di tutto questo, quindi poi ripulire anche la reputazione di una persona che, insomma, se uno può difendersi anche come riesce a uscire indenne, magari una persona che ne viene colpita. Però ormai anche... una volta che ti hanno infangato. Esatto, poi soprattutto poi insomma diventa veramente critico quando poi questo avviene magari a persone, insomma, beh, poi c'è tutto adesso senza sfociare nel cyberbullismo e tutta quella parte che insomma può avere poi delle ripercussioni effettivamente anche abbastanza gravi. Una ragazza a Napoli vittima di queste cose che poi si poi morire, cioè c'è stato per un sacco di tempo c'è stato il dibattito su quello che è o dovrebbe essere il diritto all'oblio su internet, sì, no? Al fatto che uno dovrebbe poter chiedere ai grandi colossi della tipo Google, insomma, ai grandi colossi tech, la possibilità di vedere cancellato quasi ogni traccia della propria presenza online. Questo è ancora molto dibattuto. Teoricamente funzionerebbe così, però poi non si è ben capito come funziona. Molto più è molto complesso dal punto di vista tecnico, perché appunto mentre un tempo, come abbiamo visto anche prima, ecco, diventa difficile capire qual è come si è svolto veramente il fatto e le motivazioni, anche perché forse far sparire una foto, un fotomontaggio, bastava banalmente strapparlo e bruciarlo, ecco, mettiamola così, si trattava di una foto fisica che veniva eliminata, come magari negli anni 80 era una videocassetta che poteva venire distrutta,
al giorno d'oggi un filmato falso in due minuti noi possiamo dire tante copie, esatto, possiamo diffonderlo su un gruppo di messaggistica istantanea e a quel punto raggiunge migliaia di persone in pochissimo tempo. Una foto anche, ecco, è anche vero che probabilmente al giorno d'oggi se vedessimo una foto come abbiamo, come in apertura citavate, insomma, una cosa troppo scenografica deve destare un sospetto, almeno ad oggi è così. Magari un tempo non si metteva in dubbio l'autorevolezza di una fotografia, ecco, anche questo è vero, però poteva venire distrutta facilmente, insomma. Ecco, questo è sempre un po' un equilibrio. Sono contro dell'essere, esatto, dei tempi, dei tempi. Sì, il problema nell'Ottocento della fotografia era che molti la prendevano come la realtà. In realtà non è mai stata la realtà, ma una rappresentazione della realtà. Come lo è l'arte, la pittura, anche la fotografia in realtà non è il tutto che tu vedi, ma una porzione catturata dalla macchina fotografica che viene scelta dal fotografo in base alla sua sensibilità, diciamo, a quello che vuole fare. Ecco. Quindi non è la stessa cosa della realtà. Parlando invece di volti noti, che prima citavate per l'appunto, regia, immagine. Sappiamo tutti chi è questo signore, è Oscar Wilde, cioè se voi cercate Oscar Wilde, questa è praticamente la foto che campeggia ovunque. Perché la stiamo mostrando in cibernetico? Scusa? Ho detto, perché la stiamo mostrando questa foto, il cibernetico? Beh, questa è per far vedere come mai, come era la tecnica fotografica dell'epoca. Allora, lui qui posa, ha una posa da dandy dell'Ottocento, ma in realtà questa posa non è soltanto perché lui era un dandy, una persona in vista dell'Ottocento che posa in un modo un po' così per sembrare un figo, insomma, dell'epoca, ma in realtà è perché c'è un motivo tecnico, cioè così facendo, con la mano appoggiata, col gomito sulla gamba, col bastone appoggiato per terra, lui poteva rimanere immobile per diversi secondi. E tutti gli studi fotografici, vabbè, davano dei consigli su come posare, oppure avevano proprio dei dispositivi, per esempio se tu dovevi posare in piedi, come ci sono molte foto dell'epoca di persone che posano in piedi, c'erano dei sostegni per la testa addirittura, dove tu ti appoggiavi la nuca, non si vedevano nella foto, ma tu potevi rimanere fermissimo per i secondi necessari a fare la foto. Ovviamente questo è il motivo per cui sembrano sempre tutti così ingessati quelli che esatto, hai detto bene, erano ingessati, sembrano, perché... lo sono esattamente, sono ingessati, sì. Quindi adesso, ora, quando guarderete questa foto, non potrete non pensare che non era perché il nostro buon Oscar era un figo della Madonna, ma era perché doveva star fermo, semplicemente. Sì. Me lo immagino lì tutto contratto, non ti muovere. Esatto, c'era chi era bravo e chi non era capace proprio di posare nemmeno con quegli ausili lì, dovevano rifare la foto ed era un po' un casino perché costava all'epoca. Quindi sì, i flash esistevano, però fare una foto col flash venivano gli occhi cioè che sembrano spiritati, non ancora peggio degli occhi rossi, che perché si usava un flash particolare all'epoca. Non proprio una cosa da consigliare in quel periodo, che poi era un attimo, ah, guarda che strani occhi, oh mio Dio, è indemoniato. No, per niente. Stavo pensando la stessa cosa. Poi un'altra foto che abbiamo, un attimo che la devo trovare. Oh, questa qui è famosissima, ma è anche famosissimo il seguito, voi mi accennavate, di questa foto. Questa sì. Foto ha una storia molto, molto croccante, diciamo così. Sì, diciamo che fino agli anni 90, se non vado errando, venne creduta una classica foto, diciamo, di strada, la street photography, che all'epoca era, diciamo, lo stile fotografico che era quello più seguito negli anni 50-60, sto parlando, dove praticamente il fotografo girava con le macchine come quella che vi ho mostrato prima, queste qua,
cercando soggetti naturali, quindi non modelli che posavano, ma persone per strada, cogliendo le espressioni e anche rubando la foto, quindi a tradimento gli scattava delle foto senza che loro se ne accorgessero. L'ideale era quello. Fotografi famosi c'erano come Bresson o come l'autore di questa foto, Robert Desnoux, erano, diciamo, i seguaci di questa branca della fotografia, ce ne furono tantissimi. Il concetto era di cogliere l'attimo decisivo. C'è anche un libro di Bresson che si chiama Il momento decisivo, dove lui era il maestro proprio, Bresson, Cartier Bresson, di questo genere di nomi. Allora, questa foto però in realtà è una foto costruita, nel senso che venne fuori, venne trascinato di Snow in un processo, perché alla fine i due modelli che posarono dovettero dichiarare che avevano posato per fare questa foto ed erano stati pagati dal fotografo, e quindi diciamo che non cioè l'autenticità dal punto di vista del essere una foto autentica di un momento colto viene, diciamo, dal punto di vista ideologico qui, perché la foto in sé è una bellissima foto. Se lui non l'avesse spacciata per un'immagine presa al volo, non avrebbe potuto dire niente, ecco, per esempio, sarebbe rimasta una bella foto. Però adesso, diciamo, c'è sempre questo aspetto del fatto che fu una foto costruita. Quindi della truffa ideologica. Sì, esatto. Cioè, ma lui confessò. Dovete confessare, sì, sì. E qui ma chi era citato in giudizio? Adesso, scusate, ma non mi viene in... non mi ricordo esattamente quale fu il motivo. So che lui venne trascinato per vie traverse, perché ci fu una cosa, una causa legale sui dei modelli. Sì. Probabilmente volevano essere pagati di più, esatto, perché la foto girava ormai da tempo. Ho dovuto prendere questa colpa di genio. Esatto. Quindi sostanzialmente abbiamo demolito anche oggi casi, abbiamo demolito un sacco di foto famose. Di solito in questi casi il punto debole dell'anello della catena debole sono sempre, diciamo, i soggetti, perché dopo vogliono essere pagati di più. Tu non puoi sapere, quando organizzi la messa in scena, non puoi sapere che in un futuro remoto questi ti ricontatteranno perché la tua foto è diventata tanto famosa e allora vogliono, diciamo, essere più famosi anche loro. Vogliono la loro parte. Vogliono la loro parte, diciamo, pensano di non aver avuto abbastanza all'epoca, ecco. Ci può stare. Vabbè, posso capire il ragionamento giusto, alle spalle. Quindi, insomma, noi possiamo dire, alla fine, queste sono le foto più importanti, anche se c'è una cosa che non è propriamente una foto, un'immagine che non è una foto, ma eccola qui. E qui diciamo che è il fotografo dell'Ottocento, questo. Lui lavorava così, nell'epoca della Breccia di Porta Pia, diciamo, il fotografo era questo. Cioè un signore che andava in giro, scusate la voce, che andava in giro con questo armamentario di legno, fatto di legno, le macchine fotografiche, sempre su tre piedi, perché non potevano venire usate assolutamente a mano libera, tanto erano pesanti, e dal tempo che ci voleva per realizzare una foto, che sarebbe venuta mossa se la tenevi a mano. E poi c'era questo telo dietro, nero, e uno si chiede, come mai questa cosa? Allora, questo fa parte della tecnica che si chiamava tecnica con l'odio umido. Praticamente per impressionare la lastra, la lastra era proprio una lastra di vetro o di metallo, era, su cui ottenere il negativo, non esisteva la pellicola, cioè la pellicola venne inventata verso la fine dell'Ottocento, proprio gli ultimi anni. Praticamente si impressionava questa lastra, però doveva, per diventare sensibile doveva essere spalmata con una sostanza fotosensibile, ma che doveva essere aderente anche alla superficie della lastra, e quindi si usava un materiale colloso, una sostanza collosa denominata collodio. Il collodio umido, perché umido? Perché praticamente la lastra doveva venire utilizzata immediatamente, appena preparata, sia la preparazione della lastra, quindi spalmare il collodio umido,
che l'esposizione dovevano avvenire al buio completo, quindi l'inserimento della lastra nella fotocamera doveva venire al buio. Avere il telo nero sopra la testa, che copriva anche più in basso, magari di così, serviva ad avere il buio, cioè che la lastra non venisse bruciata, cioè non che andava a fuoco, ma che si esponesse senza aver registrato alcuna immagine, diciamo. Immaginate a fare i reporter di guerra con questa attrezzatura. Eppure lo facevano. Ci sono tante foto della guerra civile americana, anche della guerra di Crimea, che ritraggono ovviamente il dopo battaglia, quindi animali e uomini morti, devastazione. Quelli non si muovono, infatti, sono degli ottimi soggetti. Quelli non si muovevano, purtroppo. Quello era così. Quello era fare il reporter di guerra allora. Beh, anche perché qualsiasi altro tentativo sarebbe stato un po', appunto, oltre il suicidio, sarebbe stato Quello di Cucconi, cioè, quello che abbiamo mostrato all'inizio, quello è un tentativo, mettendoci del proprio rischio, di ottenere una foto che purtroppo però non è venuta una foto spendibile, perché era brutta, cioè, non, esteticamente non la potevi vendere, non si vedeva niente. Soprattutto non si capiva niente, cioè, non si capisse niente. Stesso ha detto, sembra un muretto a secco. Esatto. Se volevi fare una foto patriottica, è meglio mostrare dei soldati in posa artificiosa, come fece Altobelli. Così. Quindi adesso... Estetica meglio che veri digitali. Veri digitali. Esatto. Vabbè, che in realtà è sostanzialmente è ancora vero adesso per i social. Un lavoro fatto con lo... Simone, non è commentabile. Non è commentabile. Sono freddure queste. Che la verità è peggio invece di una cosa più gradevole esteticamente, è vero ancora oggi. Pensate ai social con tutti i filtri, con tutte le prospettive studiate. Alla fine non è cambiato moltissimo dall'epoca, Però appunto, volendo fare una degna conclusione. Abbiamo demolito praticamente, credo, un buon quarto delle fotografie che vengono messe nei manuali di testo a scuola. Cosa potete dire a vostra discolpa, il cibernetico? Il nostro lavoro, noi facciamo questo alla fine. Cioè, dobbiamo, la verità è il nostro punto caldo. Sì, insomma, cerchiamo di... Sì, esatto, perlomeno di dare degli spunti per... Dovete avere degli strumenti per appunto magari allenare l'approccio critico, inteso proprio come pensiero critico alla verifica dei fatti. Quindi forse riassumendo, come abbiamo visto fin dall'inizio, con le nuove tecnologie per arrivare poi all'analisi del passato, sicuramente la consapevolezza, lo studio, perché quello alla fine da che tempo è tempo, insomma, è sempre... Il punto cardine, l'analisi delle fonti, e questi sono gli strumenti che abbiamo e forse il confronto e la selezione delle informazioni. Questo, insomma, però si è passati forse ad avere poche informazioni, che quando si tenevano nascoste con la censura, a tutto quello che è l'infodemia, che è un po' anche la sfida del cibernetico, quella di sapersi muovere in questo contesto dove si è passati ad avere troppe informazioni, e quindi non c'è miglior modo che nascondere un'informazione nel metterla nel mucchio, perché non si trova facilmente, esatto, una quella vera, e quindi non c'è miglior modo di nasconderla che rimanere un po' pubblica, ecco, che poi essere che pubblicarla, ecco. Quindi, insomma, vi ringraziamo sicuramente per l'occasione. Come entità cibernetica, poi entità per gli esperti di storia possono fare una ricerca e scoprire anche cos'era l'entità, almeno attribuita questo termine entità, vi lasciamo quindi con questo dubbio. Con un ringraziamento, con un dubbio. Questa cosa che sta un po' di... Tu che credi? Con questo dubbio. Vai a cercare che cosa dicevano che era l'entità, Non sapevi questa. È ovviamente una battuta, ma insomma, a me piace essere così scenografici. Allora, noi vi ringraziamo per aver partecipato a questa nostra sessione del pub. Ovviamente lasceremo poi nella descrizione i link al cibernetico, giusto Michele?
Giusto, il link al cibernetico, al museo dove vi trovate, e anche magari qualche altro link di approfondimento su questo argomento. Sicuramente. E ci saranno altre occasioni di collaborazione. Cioè, per noi sicuramente il pub vi aspetta sempre a grazie. Però la prossima volta Edoardo beve. Esatto, stavo per dire. Non la tisana, qualcos'altro. Potrei spingermi su un tè della perfida Albione. Va bene, solo se non torni a rischi, te lo dico. Va bene, allora a questo punto ringraziamo anche i nostri ascoltatori, i nostri fruitori del pub, che saranno ormai alla terza, quarta birra, e direi che è il momento di salutare. Grazie, a presto. Buonasera. Grazie a voi. A presto. Grazie, buonasera. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. A presto. Ciao.